siamo arrivati finalmente a un momento di svolta. Ne sono convinti gli operatori del settore immobiliare e Comasco guardando i dati dell'anno che si è appena chiuso. Un anno positivo per il mattone, con compravendite in aumento tra l'8 e il 9% rispetto al più 3,5 del 2014. Lo dimostrano anche le richieste di mutui, più 40% in provincia, con Como al secondo posto in Italia dietro Milano per importo medio quasi 131.000 euro. Sono i numeri illustrati oggi durante la presentazione della 17ª edizione del Borsino Immobiliare di Come Provincia, realizzato da Fima Confcommercio Como, che come ogni anno fotografa la situazione del settore per quanto riguarda i prezzi degli immobili in vendita e in affitto. Circa 5.000 compravendite in più nel 2015 dunque in provincia di Como. Una boccata d'ossigeno per un settore che ha subito pesantemente le conseguenze della crisi, con numeri dimezzati in 10 anni e tornati ai livelli degli anni 80, come emerge dall'elaborazione realizzata per la prima volta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. Abbiamo sicuramente un aumento delle vendite con un 2015 ancora con un abbassamento dei prezzi, un lieve abbassamento dei prezzi che ci porta a pensare e anche a dire che il 2016 sarà il momento in cui questo calo finirà. Chi deve comprare è il momento migliore, perché ha i prezzi stabili, probabilmente al minimo, ha i mutui dall'1 all'1 e 4 con dei fissi, con degli spread molto interessanti. Restano alcune note dolenti, come la sofferenza del comparto commerciale. I numeri in questo caso sono meno brillanti, sia per la crisi, sia, dicono da Confcommercio, per la tassazione eccessiva, considerando anche la fiscalità locale. Contrastanti anche i dati sugli immobili turistici, visto che aumentano gli operatori che parlano di vendite in calo, 2 su 10, secondo il sondaggio 2015. Infine qualche numero sui valori. Come sempre le case più care sono a Campione d'Italia, 3.146 euro al metro quadro in media, e a Como città 2.258, mentre quelle più economiche sono in vendita in Val d'Intelvi e nell'area canzese e della Valassina all'incirca 1.000 euro al metro quadro.